Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo due prodotti anziché di uno. Abbiamo l'alimentatore XFX TS550 della XFX e abbiamo 8 GB di RAM da due banchi, 4 ciascuno, della Kingston HyperX. Bene, iniziamo dalle RAM. Andiamo ad aprire la scatola. All'interno della scatola possiamo trovare due banchi da 4 GB ciascuno. Troviamo un piccolo manuale di istruzioni su come applicare le RAM sulla scheda madre ed un adesivo che va a sponsorizzare appunto le RAM che potremo attaccare sul nostro case. Questa qui è una RAM, vi mostro solo una perché intanto sono uguali e andiamo a parlare un po' di queste RAM. Abbiamo 8 GB di RAM in tutto, formate da due banchi da 4 GB ciascuno, possiamo sfruttare il dual channel, abbiamo una frequenza di 1600 MHz, il formato delle RAM è DDR3, abbiamo la tecnologia non ECC, ECC sta per Error Correcting Code ed è un sistema che corregge eventuali errori di scrittura in RAM. ECC vede il suo impiego in ambito server dove la correttezza delle informazioni può essere di importanza critica. Le non ECC sono più economiche e più veloci a parità di frequenza e siccome in ambito desktop non c'è alcuna differenza palpabile, sono da preferire le non ECC. Il tempo di lentezza di CL9 è la lentezza, ovvero il tempo morto che intercorre tra una richiesta di lettura barra scrittura e l'effettiva evasione della richiesta. Più è bassa meglio è. CL9 significa che su 1.6 miliardi 1600 MHz di potenziali letture barra scritture in un secondo ne vengono prese 9 ogni volta che si attende l'evasione di una richiesta. Abbiamo un consumo di 1,65 volt. Bene, passiamo al nostro alimentatore, abbiamo un XFX 550, andiamo a fare una veloce panoramica della scatola. Andiamo ad aprire la scatola e vedere quello che c'è al suo interno. Nella scatola possiamo trovare l'alimentatore, una veloce guida, il cavo per collegarlo alla presa del muro e abbiamo un convertitore per le ventole da 4 pin a presa Molex. Andiamo a parlare di questo alimentatore. La larghezza dell'alimentatore è di 15 cm, profondità di 8,6 cm, altezza di 14 cm. Abbiamo molti cavi. I cavi che abbiamo sono uno per l'alimentazione ATX a 24 pin con sezione a 4 pin rimovibile, uno per l'alimentazione IPS12 a 8 pin con sezione ATX12V a 4 pin rimovibile, uno per connettore PCI Express a 6 pin, uno per l'alimentazione PCI Express a 8 pin con sezione a 2 pin rimovibile, 9 per l'alimentazione interfaccia seriale ATA a 15 pin, 6 per l'alimentazione interna a 4 pin, 2 per MPC a 4 pin. Abbiamo una capacità di alimentazione di 550 watt. Spero che questo video ti sia piaciuto, oggi abbiamo avuto due prodotti, le RAM e l'alimentatore, devo ancora provare questi due prodotti, devo ancora montarli sul computer e credo che sia l'ultimo video che parlerò dei componenti del mio computer, poi parlerò magari, monterò un video in cui monto il computer, un po' di fasi, non sto là a dire come si fa perché è un casino. E comunque spero che il video ti sia piaciuto, nei prossimi giorni caricherò altri video ancora sul mio computer, sulle considerazioni, com'è la velocità e varie cose del computer. E iscriviti al canale, metti mi piace al video e ci vediamo nel prossimo video, bella!